Nata 25 anni fa da un'idea di Italo, fondatore dell'Africa Chiama, anche quest'anno la Settimana Africana Regionale prevede un programma ricco di iniziative. Quando si parte? Allora, si parte con un'anteprima che sarà giovedì 22 settembre in occasione della giornata dei migranti e dei rifugiati. Avremo un momento di riflessione alle 23:15 presso il chiosco di San Paterniano e questo sarà un po', ecco, l'anteprima di questa settimana, che poi invece verrà inaugurata ufficialmente domenica 25 settembre. Con un incontro che si terrà alla Memo, dove ospiteremo alle 17:30 Sambu Buffa, una attivista ma anche presente in modo significativo sui social, e parleremo con lei del tema che sarà femminismo e afrodiscendenza in collaborazione con Pari Opportunità e il Paricentro di Fano. E poi proseguiremo domenica 25 alle ore 21:30 invece con un reading di letture a cura di Francesca Giommi, che invece si svolgerà presso Fabbrica Urbana. Poi ci saranno una serie di iniziative, tantissime appunto, che andranno a scandire tutti i giorni della settimana. E si concluderà poi? Si concluderà poi sabato 1 ottobre con quello che è ormai diventato in modo, diciamo così, abituale, la serata finale, che è la Notte Nera. Ci ritroveremo dalle ore 17 presso il Bastione San Gallo di Fano per alle 17:30 consegnare il premio All Africa nel Cuore, che quest'anno abbiamo deciso di assegnare a Padre Giulio Albanese, un missionario comboniano ma giornalista, fondatore di MISNA, l'agenzia di stampa appunto di tutti i missionari del mondo, e giornalista anche di Avvenire, Vita, redattore sociale, tantissime testate, un grande conoscitore dell'Africa. Poi proseguiremo con concerti e musica e festa. Avremo come ospiti il duo Jabel Canutè e Marco Zanotti e il gruppo Chico e Mamma Africa. Anita, sarà anche l'occasione per presentare il bilancio dell'associazione. Sì, proprio sabato 1 ottobre alle 10:30 presso la Mediateca Montanari presenteremo il bilancio sociale dell'Africa Chiama 2021. Per noi è un momento importante perché avremo modo di raccontare tutti i nostri sforzi, tutti i risultati raggiunti nello scorso anno. È un bilancio sociale che parla di numeri ma soprattutto di storie, di tanti beneficiari che abbiamo incontrato lo scorso anno e stiamo continuando a incontrare in Kenya, Zambia e Tanzania, ma anche in Italia. Nel segno della trasparenza? Assolutamente sì, oltre ad essere un bilancio sociale è un bilancio economico. Per noi la trasparenza è un punto fondamentale dell'associazione.